Amici, sono Antonello Salvi, siamo in Calabria. Siamo partiti dal porto di Belvedere Marittimo. Abbiamo percorso all'incirca 7 miglia di navigazione. Siamo sul nostro spot di pesca. La tecnica che faremo oggi sarà vertical jig, una tecnica che in passato ci ha regalato forti emozioni e semplici catture. Purtroppo oggi non è più così. Comunque, con un buon ecoscandaglio, tanta pazienza e il crederci sempre, le catture ci sono ugualmente. Ora siamo su un posto buono, ci fermiamo, è una pesca che si fa in verticale. La prima cosa da fare è regolarci la frizione. Perfetto, caliamo. Siamo su un frontale di 80 metri. L'ecoscandaglio ci sta segnalando una buona mangianza. Facciamo all'incirca 3-4 cale. Inutile provare più volte. Ovviamente se dovesse segnare veramente pesci importanti, proviamo a cambiare sia movimento sia artificiali. Inutile ammazzarsi, fare con calma. L'importante è che facciamo, deceleriamo, acceleriamo, facciamo qualche piccoli stop e ripartiamo. Il pesce in quel momento che noi ci fermiamo, che è un attimo poi alla fine, ripartiamo velocemente. Così facciamo effetto sorpresa, perché spesso segue l'artificiale ma non attacca. Nel momento che noi andiamo ad accelerare si vede che giustamente l'esca scappa e allora aggredisce. Ricordiamoci sempre l'effetto sorpresa. Come arriva l'artificiale, pam, dobbiamo essere velocissimi. Abbiamo un artificiale di 160 grammi, siamo su un fondale di 70 metri. Ogni tanto mettiamo la retromarcia, così cerchiamo di mantenerci in verticale. Ovviamente se dovesse uscire vento ci complica l'azione di pesca, però adesso il mare è buono, il tempo è bello.